Io scappo. Seratina track. La moglie è in vacanza, le figlie non ci sono. Grande, 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 veramente grande. C'è una serata così, ma quando mi capiterà mai? Mai, praticamente mai. Poi aspettiamo con l'altro disgraziato. Ho dimenticato anche l'orologio. Andiamo a ballare, dove andiamo a ballare? Sì, sì, sì. Andiamo tutta sera, vai con le moglie. Oh, ciao. Ciao Marco. Cominciato così. Scusa, hai visto? La magliettina colorata. Faccio colpi stasera. Le mogli sono ma andate? Ma tu come sei cominciato? Non gli sono andato. Sì, ieri. Mi sono rilassato, ho dormito bene, preparato. Stasera sono una bomba, spacco! Tutto. Andiamo? Oddio, cioè, io però così con te, ma... Perché? Cosa c'è? Cioè, guardati. Dal basso, cioè non so come sei conciato. Cioè, guarda me, vabbè, che classe, che stile, sandalino track, cisino track. Sì, comunque beh, è una storia lunga, vabbè, lasciamo stare, dai, andiamo, andiamo. No, cioè, io non, se non me lo racconti non vengo, cioè m'offendo, anzi, guarda. È una storia lunga, ci ho detto, una storia lunga, andiamo, dai, andiamo, andiamo a fondo. No, ma io non sto bene con me stesso neanche, cioè, scusa, ci conosciamo mica da una vita, voglio dire, non mi racconti perché ti sei conciato così. Se fai il bravo te lo racconto. Secondo me ti è capitato qualcosa di... cioè, allora, non so se abbiamo tempo perché... Cioè, è lunga però. Allora, stamattina no, io ero lì nel letto, tranquillo, così mi sono alzato e stavo per andare in bagno. Si è capottato dal letto, si è inciampato nella lenzuola, si è infilato sotto al materasso. No. È una storia lunga, così è finita, sono andato in terra, basta. No, mi preoccupo perché c'è qualcosa che non... No. Te lo racconto? Se riesci a... Allora, mi sono alzato, no, sono andato in bagno, mi stavo lavando, così un po' di gocce sono finite in terra, no, sai, sono cadute. Scivolato come un salame. Ti ho detto che è lunga, se continui a raccontarla così, racconti tu, dai, racconti tu, basta. È lunga, la posso allora, raccontare o no? Sei sceso dal... Sì, dai, va bene. Allora, stamattina mi sono alzato dal letto, sono sceso tranquillo, no? Stavo andando su così, tranquillo, il bagno, mi lavo, faccio il lavo i denti, un po' di acqua in terra. Hai battuto la testa sul lavandino, però... Stavo lavando i denti e è caduto un po' di acqua, no? Io allora vado avanti sul passo l'acqua, tu... No. Sempre quella. È più lunga. No, perché chiudono gli ingressi. Sento la voce, no? Sento le voci. Sento... Io sento le voci. Giorgio! Giorgio! Dov'è che hai sentito allora, le voci? Dove? Dal bagno, mi sono alzato la mattina, no? Sono sceso dal letto, sono andato in bagno, mi sono lavato i denti. No, hai qualcosa che non funziona. Giorgio! E fuori tu hai aperto le finestre! No. Sono al primo piano, cosa faccio? Vado giù. Oh, cioè, visto come sei conciato, tutto poteva capitare. Anche... No. Allora, mi alzo, i denti, cosa salto? Cioè, Giorgio, no. Apro la finestra, c'ho le tapparelle e non succede niente. Avevo pensato che magari io aprendo le finestre invece che aprirle, chiuderle, tac, no. Vabbè. Sono le tende. Mio fratello mi fa, vieni giù, Giorgio, vieni giù. Niente, chiudo. Apparelle, sorpasso l'acqua, apro la porta, tiro su le braga che non mutano. Perché già pensavo che mentre tiravi su, così, castravi. Scemo. No, ma ti sei visto come sei conciato, tu dai piedi alla testa con quel coso. Una sera di libertà dopo 18 anni di matrimonio. Sì, ma Giorgio, no. Scusa, io ho pensato un giorno apposta perché moglie fuori, figlie fuori, è finito. Adolescenti in Puglia, fuori dai... Ok, niente, ti conci così, io guardo invece qui, track. Vuoi sentire la storia o no? Ok. Il fratello mi chiama, io scendo, primo piano, ho fatto il pianerottolo, no, sto scendendo tranquillo, sto facendo l'ultimo gradino, fermo, non sono caduto. Ti sei sbadatamente urtato contro una scultura. Lo vuoi raccontare tu? No. Apro la porta e c'è la strada, no? Sì, mi aprivo sotto una Ferrari e sono finito l'ospedale, mi ha dato 200 punti. Il Ferrari, ma sei scemo? Col gomito fuori, pah! No, pensavo... Non è ferrarista. Postino. Cane che passa posso? Veloce col buon... No. Posso? Allora... Ricominciamo da capo, tanto abbiamo sì, però... tempo stasera. No, abbiamo tempo stasera, tanto arriva fra due ore. Ma stringi? No, perché non so se stringi. Ma allora, mi sono alzato dal letto. Ok.
sono andato in bagno, sono lavato i denti, scalcato la pozza, volevo fare Giorgio, Giorgio, apro la finestra, mio fratello, vieni giù strada, scendo, apro la porta, passa la macchina, lascio passare, presso la strada con mio fratello. Finalmente mio fratello viene lì e mi dice, ciao, come va? Sì, abbastanza bene, mi ha regalato questo cappello. Cioè, fosse solo quello, guarda, voglio dire, non è neanche proprio un brutto... Cioè, bello, per morbido, la festa. Un po' caldino per questo periodo, però se sei affezionato non... Sì. No, ma scusa, allora, c'è tutto il resto... Che fascia tu? Ah no, quella serve un'ora che siamo qui a discutere. Ma no, siccome il cappello era largo per tenerlo stretto, nessuno l'ha fatto. Ciao! La moglie! Bravi, un applauso! Musichetta particolare. Giorgio e Giorgio! Giorgio e Marco, un applauso fantastico! Prego. Visto il tempo, vi dico una cosa. A metà, 3 anni fa, 4 anni fa, allora se c'è qualcuno di Borgo Satolo l'ha già visto parecchie volte, ma lo facciamo ancora visto che a grande richiesta me l'hanno chiesto e lo rifaccio. Una grande richiesta, niente, l'hai detto io, tu che lo facevi. L'ho proposto io, in verità. Non è vero, non è vero. Siccome c'è tempo lo facciamo, ricordiamoci che per un poco questo palco diventerà un teatro a cielo aperto. Dunque preparatevi, mi servono 4 personaggi. Forse li hanno già trovati, uno l'ho già visto e se non sono matti non li vogliamo. Intanto chiamo l'ottava.